dedicato al cinema, dedicato al futuro del cinema, che credo stia a cuore a molti di noi. Io vi parlo dilettantisticamente da grande appassionata e lo facciamo con un ospite veramente illustre, Francesco Casetti, che mi permetto, oltre che un caro amico, è sicuramente uno dei massimi specialisti internazionali di cinema e uno dei pochi studiosi italiani che regolarmente parla di insegna di questa materia in senso tecnico, in senso culturale, portando quindi una prospettiva anche italiana in università straniere, particolarmente nelle università americane, con l'ultima esperienza, credo, all'università di Yale, 6 visiting professor da qui. Quindi lo ringrazio sentitamente per aver accettato il nostro invito a portare all'Università per Stranieri di Perù una riflessione che forse è un po' in controtendenza, lasciatemi dire, sono tempi un po' cupi, almeno io li vivo così questi in Italia, e forse non solo, in cui si parla soprattutto di economia, si parla soprattutto di finanza, si parla con imbarazzo di cultura, perché la cultura costa, e tutto ciò che costa oggi, almeno nei dibattiti politici, nei dibattiti istituzionali, è un argomento scabroso. Ma io ti prego di sedervi, scusate, se no che ho dovere e anche piacere di rimanere in piedi. E quindi credo che parlare di arte, di cultura, di una delle manifestazioni che la modernità ci ha regalato, credo, con una innovazione radicale degli strumenti che avevano preceduta, sia una riflessione importante e forse anche un po' coraggiosa. Quindi ringrazio, oltre a Francesco, anche gli altri relatori che hanno voluto completare questo percorso. Parto dagli ospiti, particolarmente Enrico Menduni, che è, oltre anche qui, un caro amico, è un collega che ritorna all'Università per Stranieri. Dopo qualche anno abbiamo condiviso con Enrico veramente interessanti, importanti esperienze di creazione di alcuni settori della nostra didattica in questa università che riguardano le scienze della comunicazione, quindi è particolarmente affettuoso, Enrico, se me lo permetti, il saluto di benvenuto che ti faccio. Veronica Bravadelli, sempre dall'Università di Roma 3, come il collega Menduni, che si occupa di cinema e di New Media e che quindi completerà, penso, nel corso di questo pomeriggio le considerazioni che riguardano anche gli strumenti e le eventuali contribuzioni degli strumenti che forse rivoluzioneranno anche il nostro modo di essere spettatori. Ultimo e non da ultimo veramente è Antonio Gadolfi, che è stato promotore, organizzatore e diciamo animatore reale di questo seminario che insegna presso la nostra università tecniche dei new media, dei corsi di laurea in tecnica pubblicitaria, e che ringrazio veramente per aver anche costruito una scaletta che, lasciatemi dire, qui chiudo, ha una sua originalità, da cui credo ci aspettiamo non solo contenuti innovativi, originali, il pensiero di questi illustri studiosi che ho citato, ma forse anche la possibilità poi di interagire con una platea popolata soprattutto da studenti. Era questo l'obiettivo che volevamo e mi fa molto piacere che sia stato raggiunto. Dianella Gambini non è qui per caso, dirige il nostro Dipartimento di Scienze del Linguaggio, che istituzionalmente è diciamo, la parte dell'Università per Stranieri che si è fatta carico non solo dell'organizzazione, dei costi, come legate a dirsi, ma ringrazio il direttore per questa sua, al solito, coraggiosa iniziativa in momenti in cui non si può nemmeno più parlare di organizzare convegni. Scusate se insisto su questo tema, ma sono diciamo assediata da questo tipo di stimoli in varie sedi, nazionali, locali e in circostanze che mi paiono da combattere, francamente. Ecco, mi limito a dire, chiudendo, che dovremmo forse ripeterci tutti con iniziative come queste, ripeterlo a voce alta, che è vero che la cultura costa, che costano tutte le iniziative, che costano gli investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nell'università, ma l'ignoranza costa molto di più. Forse sarebbe importante che questo principio, noi l'abbiamo già fatto nostro nel nostro mestiere, siamo anche orgogliosi di farlo questo mestiere, lasciatemelo dire, perché molto spesso, anche su Corriere della Sera di stamattina, si ritorna insistentemente con
estranea alla realtà delle formiche che lavorano nel quotidiano. Poi le cicale molto spesso compaiono sui giornali di ampia diffusione e quindi conviene e credo è dovere sottolineare questa distanza. Ecco, Dianella, a te la parola e grazie di cuore a tutti e buon lavoro.